Questo è Giovanni Mirulla, il giovane studente che ha lanciato questa idea di fare il Liocio con il Lego, e lei invece era la cantante degli Incognito. Yes, esatto, yes, Joy Malcolm, che è venuta ospite ad Insieme. No, quindi pensate, no, questa star internazionale, cantante degli Incognito, una che appicca andare, insomma. Che lo sape Giovanni, quando Ida viene da Giovanni ancora sgaggiava botto con Girello. Aspetta, di che anno sei, Giovanni? Del 98, peggio del Noel, l'età delle mie figlie. Esatto. Che mese sei? Novembre. Questa, le mie dicembre. Questa puntata, capito? È stata 2000-2001, quindi giusto, tu sgaggiava i potti con Girello. Ancora c'era uno semolino, in quella, cose, in quella puntata in cui c'era la Malcolm, c'era pure Alex Britti e c'era pure il signor Castiglia, c'era anche e il conduceva Castiglia. Il signor La Rosa. E abbiamo insieme lanciato a Bottaiaci. A Bottaiaci con Alex Britti che suonava. Però mi piaci. Esatto, tu hai fatto. Vabbè, a proposito di Bottaiaci, la Bottaiaci è sicuramente una zona della nostra città di Catania, e però certamente il simbolo è quello dell'elefantino, ovvero il nostro elefante di Pietralavica, su cui si raccontano tante cose, storie, insomma. Sì. Però certo è che erano degli elefanti che probabilmente hanno popolato la Sicilia in epoca passata, tanto è vero che la leggenda dei ciclopi nasce proprio da alcuni teschi di questi elefanti, perché ritrovando dei teschi di questi elefanti e notando la cavità centrale, che ovviamente è riservata alla proboscide, e vedendo le orbite oculari laterali, perché certo, gli elefanti gli occhi ce l'hanno lateralmente, giustamente cosa è successo? Hanno pensato che fossero giganti col teschio enorme e con un occhio solo al centro, invece quello era il buco della proboscide. Esattamente. No? Motivo per cui si pensa che questi elefanti abbiano popolato tanto da essere appunto dei simboli della città ed essere messi, pare, alle porte di entrata e di uscita della città, due per ogni porta. Questo è l'unico che è stato ritrovato, erto a simbolo della città, con tanto di obelisco egiziano, esatto, dove pare si racconti del matrimonio tra Iside e Osiride, se non ricordo male, con i geroglifici appunto egiziani. Esatto, bravo. Giovanni, allora, a un certo punto catanese, rivediamo le immagini, ecco, ha avuto questa idea e hai fatto anche questa ricostruzione, esatto, no? Esatto. L'hai fatta tu questa? Mi sono un pochettino dilettato a fare questo progetto, che è nato quasi per caso, perché in realtà era destinato a dei ragazzi alla quale accompagno io per fare delle gare di robotica sempre con i Lego. Sì. Però poi, siccome loro non ne hanno potuto usufruire, l'ho direttamente proposto alla Lego e ha avuto un successo che non mi aspettavo, anche assolutamente no. Non me l'aspettavo minimamente, perché in una settimana siamo arrivati a 10.000 adesioni. Quindi... Senti, a parte il fatto che sicuramente trovare 10.000 catanesi che sono d'accordo non è difficile, secondo sì, me, perché è abbastanza facile trovare 10.000 catanesi, chiaro, subito, assolutamente. Anzi. Però il fatto che secondo me è stato determinante è stato proprio la realizzazione di questo video, perché in questo video dove si vede la ricostruzione, bello, carino, no? Bello, insomma, sì, lo facciamo rivedere, perché io se ma fossi poi uno della Lego chiamasse e ci dicesse avanti, vabbè dai, chi facciamo, può fare le orte, facciamo senza film, no, ma perché guarda, scusami, anche la confezione, anche la confezione. Quindi potrebbe uscire così nel caso in cui la Lego decidesse di farlo. Sì. Poi devo dire, ha avuto Giuseppe una, come dire, un ritorno incredibile, sì, perché oggi è qui, ne abbiamo parlato veramente in tanti. Tra poi sono i particolari, esatto, nei particolari secondo me bisogna fare attenzione, perché a parte i pezzi, insomma, di quelli così curvi o piatti, bisogna avere anche delle cose particolari, che sono per certo esempio gli occhiuzzi, le zanne, la proboscide, certo, e poi le orecchie e altre parti, ma anche i pupazzetti e anche la pallina sopra con la croce, esatto, che deve essere tipica, esatto. Quindi in quel caso nella scatola, oltre ai pezzi classici di costruzioni classiche, vanno messi quelli speciali. Ecco perché si propone un progetto, perché se fosse realizzabile con un qualunque con una qualunque confezione non si sarebbe neanche aperto il caso, sì, giusto, esattamente, no? Esattamente. No, tutto giusto, tutto se di Cristian dice, ma se facessimo magari un stadio nuovo con Lego, rapido, non fosse male, visto che se ne parla tanto, e devo dire giustamente, poi antisismico che con Lego ne parla la nuova gestione di Rospelligra. Allora, che cosa accade adesso? Quindi 10.000 firme, esatto, insomma, 10.000 adesioni sono state raccolte. Ora che, sì, succede? Adesso sta alla Lego decidere se mandarlo in produzione o meno. Loro si prenderanno un tempo di revisione che parte da maggio, quindi da maggio in poi si incomincerà a sapere. Io immagino che chissà che si assettano attorno a tavolo, no? C'hanno una musica di sottofondo e anziché studiare chissà cosa studiano, un liocio. Esatto. E qualcuno dice, what is the liocio? Yes. Yeah. E c'è sempre in catanese, perché alla Lego catanese che sicuro, ci travaglia, ci sarà, si assettano attorno a tavolo. Sì, esatto. Oggi dobbiamo decidere il destino del liocio. Sì, esatto.
dobbiamo mandarlo in produzione, esatto, oppure no? E qualcuno dice: ma dai, non funzionerà mai, maledizione, picchi mi regane, maledizione, ci mettono a tutti. Parlano così, parlano così. E poi invece c'è la donna che si alza e dice: ah, io ho avuto un fidanzato siciliano, io so che amore hanno i catanesi per il loro liotro, secondo me andrà a ruba. E quindi arriva il grande, il CEO, esatto, il CEO, il CEO, il grande capo, della Lego. No, un CEO è un CEO. Arriva che tutti gli chiedono: CEO, come a fare? Esatto. Così, il CEO è quello. Il grande capo si chiama CEO perché effettivamente perché è uno zio. Perché CEO cosa vuol dire? CEO cosa vuol dire? Il cos'è? CEO. Il, tu dici il chief, la sigla. Chief. Chief, vabbè, un capo. Il capo, il capo. Il chief famoso executive office. Anche l'amministratore delegato. L'amministratore dell'amministratore delegato, il CEO. Però siccome è un buttante di tutto, uno come chiama? L'uomo del monte. L'uomo del monte ha detto sì. Un zio della Lego dirà: ok, così dirà, no? Ok, lo volevo fare. Poi si scopre che è catanese di origine. Ma sicuramente. Esatto, si scopre che è catanese di origine, come tutte le cose del mondo per i catanesi, esatto, lo diciamo, esatto, a beneficio degli altri siciliani. Noi catanesi siamo convinti, esatto, che il mondo sia stato creato da noi. Guarda, insomma, adesso che non è... Dio in qualche modo forse è nato alla piana, forse. Però capito? Io voglio dire che siccome siamo in onda in tutta la Sicilia, oltre che in tutto il mondo, ne sono convinti anche i palermitani, i messinesi, i nisseni, gli agrigentini. Ma è giusto così, ognuno pensa bene per la propria città. Allora Giovanni, quindi dobbiamo aspettare qualche mese. Sì, dobbiamo aspettare qualche mese e poi sapremo l'esito. E allora, siccome noi siamo in onda fino a giugno... Senti, scusami, aspetta, una cosa che si chiedono tutti, Salvo, ma come non glielo chiedi? Tu chi ci uschi in questa cosa? Se non glielo chiedi, scusa. E questo è giusto dirlo. Io, allora... ho scoperto quanto sta uscando per 1% sulle vendite, quindi quanto 1% quindi miliardario quindi... perché sono diritti da miliardario. Vabbè, allora sappiate che se avete firmato, che cosa hanno firmato, cosa hanno fatto, hanno cliccato solamente un pulsante. Se avete cliccato il pulsante in usca sotto, va, tocca una quota, va bene, sappiatelo. All'1% sulle vendite. Ma scusami, tu ci vai a dire: senti, non andate a parlare che vendite cose, o merati i soldi, oppure io vi faccio fallire il progetto. Ma la soddisfazione non è tanto la mia, ma è quella della città di Catania. Senti, hai in progetto altre cose da fare con i Lego? Con i Lego no, ma nel campo della robotica sì, ho un progetto un po' più grande. Nel però campo della robotica, non dico niente. Tu ti occupi di questo, sì, soprattutto. Sì, no, sì, diciamo, ma lui fa gare, fa competizioni, sì, campionati del mondo. È un ragazzo molto smart. Ma Topaggio sape che hai questa testa bella. Ma usavo. Come l'ha presa? Come l'ha presa papà? Papà ormai ci è abituato. Ormai si dice questa popolarità dovuta all'ego, signor Merulla dice: ma mia, che mi sta condanna papà, no? È vero o no? No. Vabbè, che bravo, papà, bravo, che mestiere fa, signor Merulla? La stessa cosa che fa papà? Papà è impiegato, impiegato, quindi giustamente ci viene sto figlio, era così, purtroppo che potevamo fare? Era meglio che se giocava come all'Austria, invece era meglio che facevo delinquendo come all'Austria, uno sapeva almeno chi faceva, invece no, perché chi sono sbigli la mattina ci vengono a pensare, capito? Studia, certo. Ci vengono a pensare strane, oggi ci viene un leotro, domani possibilmente si ammenta che Catania, chissà, ci diventa, che ne so, una stazione spaziale per partire, vabbè, verso la Luna, potrebbe essere San Giorgio, perché dalla Repubblica di San Giorgio si può fare. Vabbè. Giovanni, bravo. Grazie, intanto, Giovanni, intanto bravo. Vabbè, lui ha seguito Sanremo e penso che molto gli sia piaciuta con la pesce di Martino. Poi più tardi ci mettiamo anche Catania, ormai ce la mettiamo. Splash.